Sul ritratto mio di Mirko, nel futuro, due lapidi. C'era un Mirko, io mi chiamo Michael, c'era Michael e c'era Mirko, lettori insieme. Piano piano abbiamo cominciato a fare i fumetti sempre più sul serio. Crescendo siamo un po' divisi artisticamente, perché Mirko sta a Londra, ha una carriera incredibile. E io ho mantenuto il nome perché ho sempre preferito i nomi d'arte ai nomi veri. E ho rilevato, diciamo, la ditta, perché poi il nostro modo di fare i fumetti era talmente particolare che mi sembrava un tradimento dimezzare il nome. Adesso è diventato una bandiera schizofrenica, perché sono da solo, parlo al plurale. Michael è uno degli autori più geniali del fumetto italiano. Il nome è sempre stato un orpello per me, perché essere anonimo non mi interessa. Ma perché sai, l'artista alla fine è sempre un po' egocentrico, no? Io, la mia visione, invece tu hai deciso di... Per me l'opera dovrebbe essere tutta anonima. Mi interessa far contenti i personaggi, perché i personaggi sono gli unici che senza le mie storie non esisterebbero. Per te basta la matita, due dita e crei un mondo, forse... Tra tutti gli artisti, quello più vicino a Dio è il disegnatore. Beh sì, sicuramente per la semplicità con cui si possono creare cose complesse. Anche io il libro che ho scritto di 1000 pagine, Il Papà di Dio, l'ho scritto di getto partendo da un'idea, cioè che Dio avesse un papà e che non fosse contento di Dio, il Papà di Dio, perché Dio voleva creare prima di andare a scuola, insomma, preso dall'estro creativo. Invece il padre era un Dio serio che pretendeva che il figlio prima studiasse da Dio per poter creare un mondo come si deve. Invece Dio ha creato questo mondo qua, tutto zoppicante, dove si muore, si soffre. Così è come disegno Dio, un triangolino. E questo chi è? Questo sono io, ci metto la matita. Testa, come si fanno i fumetti, così si capisce che sono disegnatore. Sono partito per raccontare la storia di Dio, però mi sono affezionato al padre, uno che è stato costretto a creare come si deve, come fosse un geometra, più che un artista, no? Il cinismo sicuramente, quando bisogna mettere un tag, un'etichetta ai miei fumetti, è la prima cosa che viene sempre in mente. Però senza l'empatia avrei lettori col forcone e le torce sotto casa. Invece il seguito probabilmente deriva dal fatto che quando indico la luna riesco a far guardare la luna invece che il dito. È cambiato qualcosa da quando sei diventato papà? Sì, sembra. Forza. Non posso più morire, è la prima cosa. Non posso più essere povero e non posso essere nemmeno più infelice. Quindi. Adesso dei potenziamenti. Più poteri hai, più i tuoi problemi sono grandi. È proprio forse la poetica che c'è dietro tutti i miei fumetti. Mi sono cresciuto moralmente con l'uomo ragno. L'uomo ragno mi ha educato a essere civile, che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Unica mela da non cogliere dall'albero è quella della banalità. Se no, fuori dall'Eden, dal mio Eden.